Che differenza c'è tra ferita e feritoia? Buongiorno e buon caffè. Continuiamo le stimolazioni che derivano da questo libro, La vita come la fine del mondo di Epicoco, ma state pronti perché io sono andato avanti e c'è anche questo che è bellissimo, Telemaco non si sbagliava. In questo momento sto leggendo quest'altro. Solo i malati guariscono, tutti ricchi di grandi spunti. Se siete stufi, ditemi basta, basta. L'ultima volta parlavamo di debolezza come punto di forza, ve lo ricordate? Spero proprio di sì. Il nostro autore continua in questo modo e io lo prendo per raccontare sempre gli spunti che mi hanno fatto riflettere di più, quelli che ho sottolineato, perché i libri si sottolineano inevitabilmente. La cosa che più ci ha fatto soffrire oggi è la cosa più forte che abbiamo. Una persona che ha sofferto molto sicuramente avrà una sensibilità più grande. E già questo è un bel macigno messo sulla nostra scrivania per pensare a come invece noi reagiamo a quelle che consideriamo sofferenze. Ma non finisce qui. Tu che vuoi risolvere le tue contraddizioni, non sai forse che proprio in quelle contraddizioni c'è la tua forza? Tu che passi la vita a voler aggiustare, a liberarti, perché invece non ti domandi quanta grazia è passata in quell'ingiustizia, in quel dolore? Come si è trasformata in feritoia quella ferita? Come passa la luce attraverso quella ferita? A prescindere da quello che uno possa credere, è indubbio che questo esempio, questo modo per trasformare le ferite in feritoie, cioè i colpi ricevuti in passaggi per la luce, da qualunque parte voi immaginate che questa luce possa arrivare, beh, mi sembra una bella stimolazione da condividere, un bello spunto sul quale riflettere, un bel modo per cercare di capire che cosa posso tirar fuori, non solo dalle debolezze, che potrebbero essere in qualche modo congenite, potrebbero essere ontologiche in me, ma da quei colpi, quelle botte, quei tagli, quelle ferite appunto che abbiamo anche ricevuto. Forse è proprio vero che l'uomo che è capace di tirare fuori dalle ferite qualcosa di grande per sé è un supereroe. Buongiorno e buon caffè.